Per dire che è un risultato bugiardo, su questo credo che non ci siano dubbi. Ma sicuramente, soprattutto il primo tempo, per come abbiamo giocato in maniera aggressiva, meritavamo qualcosa di più. Sicuramente l'episodio poi ci ha condannato sul gol, ma l'episodio più importante l'abbiamo subito da parte della classe arbitrale, che è inconcepibile che a 3 metri tu non possa vedere un rigore, un'espulsione. La partita cambiava totalmente. Assolutamente, perché su Brosco l'intervento di Golemic era da rosso e da cartellino rosso. Stiamo anche cercando di capire se il gol di Vitale viziato da posizione di offside, siamo in situazione di dubbio, ma al di là dell'episodio si è rivisto il Pescara che voleva dell'Icardi? Sì, si è rivisto il Pescara, ma effettivamente chi ha fatto la partita siamo sempre stati noi tutta la partita, almeno per 70-75 minuti. Poi abbiamo avuto un calo, ma nello stesso tempo abbiamo continuato a giocare. È successo un po' come con il Latina, dicevo, con Massimo Profeta e Fabio Serraresi studio. Con il Latina Margiotta e Di Livio avevano dato tanto, i cambi del Pescara meno. Oggi Carbò e Aouar hanno dato molto meno. Crescenzi, che ha sofferto lo stesso Carbò e lo stesso Vergani. Ma la sostituzione, poi lo sapete, è stata fatta anche per il discorso di Cancellotti, che era ammonito, era giustamente l'allenatore, ha preferito cambiarlo. Possono averci dato meno o tanto, comunque noi abbiamo continuato a giocare nonostante tutto. Mercato, faccio una domanda io, poi studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Si parla di un giovane classe 2004 Sporting Lisbona ex Roma, confermato? Sì, ma siamo lontani in questo momento, non c'è niente di definito. Per Merola invece, perché si è fatto sotto anche il Vicenza, però da Cosenza dicono che il giocatore comunque resta in uscita. Ma questo non lo sappiamo, attendiamo e vediamo che succede. Com'è la situazione su Merola, qual è la verità? Dobbiamo aspettare. Studio per il direttore del Pescara Daniele Dell'Icardi. Massimo, dici a me e poi giro io la domanda. Beh, Fabio, coinvolgiamo no, Fabio. Innanzitutto saluto il direttore. Io ripeto quello che ho detto poc'anzi, secondo me dovete essere bravi nel riuscire a ricucire questo strappo con l'Escano, perché a mio modesto parere in questo momento vi manca un terminale offensivo e poi i risultati non stanno dando ragione all'allenatore, quindi di conseguenza secondo me qualcosina si è perso anche all'interno del gruppo come credibilità nei suoi confronti. Dell'Icardi, dice Fabio Ferraresi da studio, riassumo che va ricomposta la situazione con Lescano per il bene di tutti. No, ma io di Lescano non parlo, io parlo del gruppo, non posso parlare di un singolo, io preferisco parlare della squadra che ha fatto un'ottima prestazione, anzi una prestazione importante, non posso parlare dei singoli. Di mercato però cerchiamo di approfondire un po', arriverà comunque l'esterno Mancini, un centrocampista? Stiamo a vedere, non sarà facile, stiamo a vedere. C'è anche la possibilità che resterà così la rosa? Ci può stare che resti anche così.